all'Europa che cosa serve, direttore, se non dà una mano neanche quando l'Italia è costretta ad affrontare delle calamità che pesano sulle spalle dei cittadini? L'Europa ha detto che saranno fuori dal bilancio. Lui, ho detto prima, che è un parlatore, e lo è, dice anche cose interessanti. Adesso lei, per favore, tace e io mi prendo tutto il tempo che ha preso. L'ascolterò molto volentieri. Ecco, grazie. Allora, in Europa voi non si sa bene qual è la posizione, perché la posizione è sempre la vostra, è perennemente la posizione di dire così com'è non va bene. Se poi vi si interroga direttamente per sapere allora che cosa bisogna fare, voi su quello svagolate, date risposte che si possono interpretare in vari modi, cioè la cittadinanza, poi quando siete alle prese con i problemi veri, reali, fate la figura che avete fatto, mi dispiace di dirlo in assenza dell'interessata, che non conosco, che avete fatto con Raggi. E che come è andato l'affare Raggi dimostra quello che voi siete. Cioè voi, molto più in là di dire quello che c'è va spazzato via, che molti la pensano in questo modo. Infatti voi siete un movimento che ha molti voti. Avete un padrone, il quale è anche ricco, perché è ricco perché ha fatto il comico, e infatti è un comico che ha creato e domina un movimento che è politicamente comico. E questo è. Voi fate ridere, perché allora lei mi può dire, ma perché allora abbiamo tanti voti? E voi avete tanti voti perché la gente è rabbiosa, perché non sta bene, molta gente, per una serie di ragioni, perché noi siamo di fronte a una crisi epocale di tutto il mondo, non solo nostra, del mondo. E quindi nella crisi epocale, per esempio, i giovani non si occupano più di politica. Allora, o si astengono, oppure molti che sentono il dovere morale di votare, votano voi. Voi siete un'astensione positiva, positiva nel senso che la gente, invece di astenersi, vota voi, che siete contemporaneamente di destra, di centro e di sinistra.